Eccoci di nuovo assieme per il tradizionale appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche proposta per mercoledì 22 agosto e i giorni a seguire. Cominciamo parlando d'arte perché continua anche mercoledì 22 agosto e poi fino al 26 la mostra Tra pensiero e forma che viene ospitata al Centro Culturale di Santa Giustina in via Cal de Formiga 31 e che vede protagonisti due artisti, il pittore Michelangelo Zanin e lo scultore Paolo Moro. Questa mostra viene ospitata appunto come dicevamo al Centro Culturale di Santa Giustina dal mercoledì alla domenica dalle ore 17:30 alle 22 e poi rimarrà aperta anche durante gli orari di lavoro di apertura della biblioteca. In particolare vi segnalo che mercoledì 22 agosto a partire dalle 20:30 ci sarà l'accompagnamento musicale con Davide De Bona. Questa iniziativa gode del supporto dell'amministrazione comunale di Santa Giustina e dei periodici Il Veses e L'Ombra. L'iniziativa ovviamente è aperta, tutti possono prendervi parte. Adesso andiamo avanti con le giornate e passiamo a giovedì 23 agosto. Tutto è pronto presso il campo sportivo di Salce per la grande festa della Sagra di San Bartolomeo e il Sole Luna Volley Salce. Si tratta della tradizionale sagra paesana che quest'anno avrà luogo dal 23 al 26 agosto, ma vediamo qualche dettaglio ulteriore sul programma di questa edizione 2018 andando ad ascoltare assieme il video promo di uno degli organizzatori, Claudio Roni. Vediamo! Ciao, vi aspettiamo dal 23 al 26 di agosto a Salce per la Sagra di San Bartolomeo e il Sole Luna Volley. Giovedì 23, torneo di rugby touch e serata con menù tirolese. Venerdì 24, specialità street food e frittura mista di pesce. E alla sera, dalle 22, musica anni 70-80 con il vinile di The Human Jukebox. Sabato 25, riprende il torneo Sole Luna Volley con iscrizioni sul sito www.volleysalce.org e specialità del giorno saranno l'agnello del pago e la grigliata mista. Alla sera musica hip hop e reggaeton con DJ Locati. Domenica 26 al mattino pedala Salce, la cicloturistica con visita ai giardini di Villa Gaggia di San Fermo e preiscrizioni su pedalasalce.gymdofree.com e specialità del giorno in cucina tagliata e spiedo. Alle 18 happy hour e spritz party per tutti con la musica dei JB Band che ci accompagnerà anche dopo cena e per tutta la serata. Vi aspettiamo dunque a Salce dal 23 al 26 di agosto per la Sagra di San Bartolomeo e il Sole Luna Volley. Non mancate! E adesso passiamo ancora oltre e veniamo a venerdì 24 agosto. Ci spostiamo in quella di Meano perché si terrà venerdì 24 agosto l'inizio, il grande avvio della festa del ciclamino di Meano, la tradizionale manifestazione che riesce a coinvolgere davvero l'intera comunità con un programma sempre ricco e accattivante. Quest'anno si svilupperà dal 24 al 31 di agosto e poi dall'1 settembre, l'1 e 2 di settembre. Vi segnalo che si comincia la sagra per propri battenti venerdì 24 agosto alle 21:30 in casetta con Marzio DJ con musica anni 80 e 90 e poi alle ore 21 sotto il tendone l'orchestra Sorriso che suonerà per tutta la serata. Ovviamente piatto del giorno, il piatto forte, si comincia davvero alla grande con la frittura di pesce e poi la festa continua anche tutto il weekend come abbiamo detto sabato 25 e domenica 26 di agosto. Insomma tante proposte anche in quella di Meano. E noi abbiamo concluso così l'edizione odierna di TBD Agenda. Arrivederci domani.